Madonna! Le donne. E poi? Io ho detto le donne. E mo? State scherzando? Non lo dite più una parola del genere, sapete? Voglio mai cucire. Io ho detto le gomme. Ma che amore! Tu fanno gomme, più sicuri si va, tu fanno è grande, esperienza ti dà, segui la via. Tufano Gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna, Arzano, Napoli. Radio.0 presenta Campania Radio Sport. Campania Radio Sport. Fuori gara! Giovedì, buon pomeriggio cari amici radioascoltatori, tifosi del Napoli. Un'apertura con Pino Daniele. Ascoltavo le parole di questa canzone quanto mai attuali dopo quello che è successo negli ultimi giorni. Chi vi parla è Antonio Pedrazzuolo per questa edizione flash del Campania Radio Sport fuori gara con le ultime notizie sul Napoli. Un po' il significato di essere vicino al Napoli in queste parole, ma non solo al Napoli, a Napoli, alla nostra città, e sto vicino a te, cucendo strilla attorno, fino a che non dormo, perché ho un network, perché ci sono tanti simpatici personaggi, no, che si permettono di sporcare la nostra città, ma poco importa, poco conta, perché noi siamo sempre vicino a Napoli, vicini a Napoli, e la difenderemo con grande professionalità e serietà. Facciamo un pit stop. Tufano Gomme ad Arzano, l'unico in grado di garantire massima affidabilità e sicurezza alla tua guida. Per auto e grandi mezzi, Tufano Gomme ad Arzano, la più grande, la più attrezzata, la più efficiente autofficina della Campania. Equilibratura e convergenza compresi nel prezzo, vendita rateale da 10 a 24 mesi a tasso zero. Tufano Gomme ad Arzano, da 50 anni, sicurezza per te. www.tufanogomme.com. Bisogna fare anche un'altra riflessione, perché nelle ultime ore si è parlato molto di Walter Mazzarri. Io lo conosco di persona Walter Mazzarri, frequentando Castelvolturno, andando alle partite allo stadio, ovviamente come tutti in tribuna stampa e lavorandoci fianco a fianco. Come al solito non si può dire sto pensando di, che subito c'è chi ha già mandato via il mister a parole da Napoli, molti hanno già messo la valigia tra le mani. Giusto o sbagliato che sia, l'allenatore del Napoli ha sempre precisato che preferisce rinnovare il contratto di anno in anno. Il motivo? Lui ci ha sempre detto che lo fa per tenere carica ed unita la squadra, per averli sempre in tensione. Mi diceva, no? Seguendo da vicino il Napoli, vi posso assicurare che l'allenatore ha mille pensieri per la testa. Vi voglio parlare anche del lato privato di Walter Mazzarri, perché è un uomo che la sua vita la dedica esclusivamente al campo. Dopo l'allenamento che fa? Non è che si va a fare un giro a perdere tempo, torna a casa, studia sulla squadra da mandare in campo, studia
su come migliorare e variare degli aspetti che poi hanno copiato un po' tutti, non solo in Italia ma anche in Europa, perché che se ne dica, il suo 3-4-1-2 l'hanno scopiazzato tutti. Vi posso assicurare che l'allenatore del Napoli vive ritmi frenetici, e voi direte: come fai a saperlo? Lo so, perché li vivo anche io insieme a loro. Non ci si ferma mai, lo stress dunque è inevitabile. Se si perde uno che sta male fisicamente, non solo perché magari c'è stato un gol che si poteva evitare, l'obiettivo primario è centrare un traguardo importante quest'anno, poi a fine anno si incontrerà con De Laurentiis, come ha sempre fatto, deciderà con la massima serietà. Mazzarri è uno che ha il sangue nelle vene, gli circola ad alta velocità, soprattutto nel post partita l'adrenalina è a mille. Quindi sul mister vi dico: calma, sangue freddo, come diceva un noto cantante con la sua canzone, un refrain conosciuto, serenità soprattutto nelle considerazioni, non credete a quelli che parlano e dicono cose non vere. Detto questo, dato che dobbiamo essere molto rapidi nei tempi, diamo uno sguardo anche alle notizie dell'ultima ora, perché Napoli-Chievo sarà arbitrata da Domenico Celi di Bari. Prima era di Campobasso, adesso ha cambiato sezione il fischietto. Marrazzo e Giachero gli assistenti, quarto uomo De Pinto, e gli arbitri di porta, che sappiamo sono sempre molto famosi e importanti, saranno D'Amato e Di Paolo. Quindi attenzione a questa designazione, molti staranno pensando anche ai precedenti positivi, un arbitro che conosciamo dai tempi della Serie C. Adesso però ci fermiamo un attimo, perché vi voglio far aspettare un jingle che non è quello importante, ma è quello che ci riguarda per la stretta attualità, perché si torna in campo, c'è l'Europa League, c'è Dnipro-Napoli, e allora ascoltiamoci la sigla ufficiale della UEFA Europa League. Diranno: non è la stessa cosa, non è la stessa cosa, però effettivamente la musichetta della Champions ce la riconquisteremo sul campo. Ore 21:05, terza gara del gruppo F di Europa League, Dnipro Arena, scendono in campo proprio Dnipro e Napoli. Dnipro, partiamo con la formazione degli ucraini, 4-5-1, chiedo scusa per la pronuncia, sono nomi molto difficili, ci sono due gradi, pensate, lì in quella città che si chiama Dniepropetrovsk, la Tusca tra i pali, Mandžuk, Odibe e Mazuk insieme a Strinic in difesa, poi il numero 10 a centrocampo, il centrocampo a 5 con Konoplyanka, Rotan, Giuliano, Seleznyov e Aliyev. No, poi ci sarà in attacco il numero 9, attenzione a questo ragazzotto Kalinic, che può creare qualche difficoltà, poi Ramos che è l'allenatore, la panchina con Shelikov, Cebariecko, Denisov, Kravchenko, Boateng, Zoluia e Mateus. Passiamo al Napoli, 3-5-1-1, Rosati tra i pali, Gamberini, Fernandez e Aronica in difesa, Mesto, Berami, Donadel, Gemaili e Dossera a centrocampo, con Insigne alle spalle di Edu Vargas, ovviamente l'allenatore Walter Mazzarri, la panchina con De Santis, Cannavaro, El Kadurilher, Zuniga, Cavani e Pandev, arbitro Gocek, il turco, assistenti Eysoi e Aktas, quarto uomo Satman, arbitri di porta Simsek e Altavac. Facciamo un pit stop. Tufano Gomme ad Arzano dispone di un'officina mobile per piccole e grandi riparazioni su strada. Servizio montaggio marmitte, freni, ammortizzatori, installazione impianti a gas e tanti altri servizi. Tufano Gomme ad Arzano, da 50 anni. Sicurezza per te. www.tufanogomme.com.
E dando un rapido in bocca al lupo al Napoli questa sera, perché sarà una sfida tutta da vivere. Ci sarà diretta televisiva su Italia 1 in chiaro, oltre che su Mediaset Premium e su Sky Calcio. Vi invito ovviamente a seguire questa partita anche su napolimagazine.com in tempo reale. Da Antonio Petrazzuolo è tutto per oggi, un saluto ai nostri radioascoltatori, ritorneremo domani dalle 15 alle 16 con il format normale di Campania Radio Sport Fuori Gara con Michele Sibilla al ponte di comando. Buon pomeriggio e buona continuazione con i programmi di Radio.0. Radio.0 ha presentato Campania Radio Sport. Campania Radio Sport. Fuori gara! Madonna! Le donne! Le donne! E come? Io ho detto le donne! E non? State scherzando? Non lo dite più una parola del genere, lo sapete? Voglia mai uscire? Io ho detto le gomme! Ma che amore! Tu fanno gomme, più sicuri si va, tu fanno è grande! Tufano Gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna Arzano-Napoli.